quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. È la scena conclusiva del Vangelo di Matteo. Proprio le ultime parole. Gli undici obbediscono al comando che hanno ricevuto da Gesù attraverso le parole delle donne che fuori dal sepolcro il mattino della risurrezione sono state avvicinate dal risorto, che ha detto loro: non abbiate paura, andate, dite ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. E quindi i discepoli di Gesù, divenuti suoi fratelli, vanno in Galilea perché si fidano, perché sperano nella verità di quelle parole, danno loro credito, fanno il loro amen, dicevamo settimana scorsa, il loro amen sulla parola del risorto che dice: io vi aspetto là, mi fido, amen, è così, decido di dare credito, costruisco la mia vita su questo. E quindi affrontano i 3-4 giorni di cammino che richiede andare da Gerusalemme fino in Galilea, sul monte che non è altrimenti specificato. E sul monte riconoscono Gesù presente, Gesù risorto, tanto è vero che si prostrano, e d'altra parte dubitano. Come stanno insieme? La prostrazione, riconoscere Gesù risorto, vivo, presente, vincitore della morte, e il dubbio, come stanno insieme? Questa è l'ultima azione dei discepoli secondo il Vangelo di Matteo. L'ultima cosa che fanno i discepoli è di dubitare. Tutti gli undici, alcuni degli undici, gli studiosi discutono perché la traduzione dal greco permette entrambe le possibilità, ma sta di fatto che la cosa è chiara: il discepolo di Gesù è per natura uno che ha a che fare con il dubbio. Il verbo greco, che indica il dubitare, ha la radice dell'essere diviso in due, anche in latino dubium, no? Essere doppio, avere a che fare con due parti, essere diviso in due. Il verbo è presente nel Vangelo di Matteo, qui alla fine, e solo un'altra volta, in quella pagina che conosciamo bene, e ci ritorniamo per passeggiarci un po' dentro, che è la pagina di Matteo 14, no? La tempesta sul lago, è notte, il vento tempestoso, i discepoli sono nella barca, Gesù non c'è. E dopo una notte faticosa in cui cercano a forza di remi di guadagnare l'altra riva, ma sono continuamente in balia delle onde, vedono nel cuore della notte una figura che si avvicina, che viene verso di loro camminando sul mare, gridano per la paura: mamma, anche i fantasmi stanotte. Gesù che si rende riconoscibile attraverso la parola: ma sono io, non abbiate paura. E allora Pietro che si mette in gioco, no? Se sei tu, Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque, che io partecipi della tua potenza di risorto, di colui che attraversa la tempesta del morire dominando le acque oscure del mistero inquietante della morte. E quindi finché Pietro tiene fisso lo sguardo su Gesù, partecipe della sua potenza del risorto, ma non appena rivolge su di sé lo sguardo e comincia a dire: mamma mia, cosa sto facendo, non ce la faccio, la tempesta, le onde alte, allora si avvita su se stesso e va giù. E allora Pietro fa l'unica cosa sensata da fare in quel momento: le risorse di vita dal fondo di lui lo spingono a gridare: Signore, salvami. E Gesù stende la mano, lo prende, lo porta sulla barca e gli rivolge la domanda: uomo di poca fede, ma perché hai dubitato? Ecco, l'espressione in greco indica propriamente il: ma perché ti sei lasciato dividere in due? Dividere in due che cosa significa? Quali sono i due poli di attrazione del cuore di Pietro in quel momento? Da un lato riconoscere che Gesù è presente, si è messo in gioco per andare verso Gesù, l'ha riconosciuto presente: se sei tu, so che sei tu, vengo da te, rischio, imparo a camminare perfino sulle acque tenendo fisso lo sguardo su di te, faccio amen su di te, sulla tua presenza. E d'altra parte l'altro polo di attrazione è
La tempesta, il buio, le onde alte, il pericolo. Pietro sta vivendo il dubbio, è diviso. La domanda che emerge in questa divisione, in questa voragine, la domanda che emerge dal fondo di lui è: ma io posso davvero fidarmi? Davvero fidarmi? Davvero la presenza del Maestro è efficace? Davvero mi tiene in piedi, mi sorregge? Quante volte Pietro avrà pregato in sinagoga quei salmi in cui, ad esempio, cito il 118, in cui l'immagine è quella dell'uomo orante che ricorda, ad esempio, Salmo 118, mi avvolgevano acque di morte, nell'angoscia gridai al Signore, egli stese la mano dall'alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque. È un salmo, quindi una preghiera che Pietro ha pregato tante volte in sinagoga. Ma è affidabile? Posso davvero aver fiducia nelle silenziose forze dell'esistenza? Nel fatto che la mia vita troverà il suo sentiero tra le onde? Nel fatto che non sono solo? Nel fatto che il Signore della tempesta, che attraversa la tempesta, è con me? Posso davvero fidarmi del fatto che non mi salva dalla tempesta, perché nella tempesta ci sono, mi salva nella tempesta, dal cuore della tempesta, dal fondo della circostanza esistenziale buia e tempestosa, emergerà colui che mi tiene in piedi? Ed è straordinario che in quel passaggio di Matteo 14 il verbo greco è declinato al presente. Matteo dice: e Gesù dice a Pietro, uomo di poca fede, perché dubita? Dice, non disse. Tutto il resto è il passato, è un ricordo, Pietro che racconta magari, e Matteo che trascrive il racconto, se vogliamo immaginarlo così. Ma lì c'è una domanda al presente. Continuamente dal fondo delle cose Gesù chiede al suo discepolo: e dai, uomo di poca fede, ma perché dubiti ancora? Ma perché permetti di essere diviso in due tra le circostanze della vita e la percezione della mia presenza? Eppure Pietro ha avuto molte occasioni per riconoscere che la presenza di Gesù è affidabile. Nel racconto di Matteo, appena prima dell'episodio sulle acque del lago, Gesù ha dato da mangiare a 5.000 uomini senza contare le donne e i bambini, con pochi pani, pochi pesci. È la seconda moltiplicazione dei pani, secondo il Vangelo di Matteo. Gesù ha preso posizione tante volte, Pietro ha misurato tante volte questa bontà affidabile che raggiunge chi si fida. Eppure Pietro dubita. E così gli undici, nella pagina che abbiamo ascoltato, è l'ultima cosa che fanno nel Vangelo: dubitare, non aver fede. Riconoscono e però dubitano. Possiamo davvero fidarci? È la nostra condizione di fatto. Oh, che bello, sdoganiamo i dubbi della nostra fede. Oggi usciamo di qui dicendo: che bello, posso dubitare tranquillamente, perché se alla fine del Vangelo di Matteo ancora quelli, dopo tutto il cammino che hanno fatto, ancora dubitano, ed è l'ultima parola del Vangelo, allora c'è posto anche per me. Che bello, alzi la mano chi ogni tanto ha qualche dubbio nella fede. Sulle mani, sulle mani, sulle mani. Oh, che bello, che meraviglia. C'è spazio per tutti, capito? E non è che uno dice: ma io posso davvero fidarmi del Signore della vita, perché c'ho un po' strizza, perché mi sembra che alle volte... Beh, lo possiamo fare, ragazzi. Ancora e sempre, come in un continuo presente, Gesù dal fondo del discepolo gli chiede: ancora non ti fidi? Ora, in che senso? Oggi vorrei spendere una parola su questo. Dobbiamo immaginare che il Signore della vita scateni sul lago della nostra esistenza la tempesta, la bufera, per vedere se davvero mi fido? Mi mette alla prova per vedere. Ora, la risposta del Nuovo Testamento è evidentemente no,
No! Dio non passa il tempo. C'ha già tante robe da fare senza dover dire adesso questo lo metto alla prova e vediamo se gli viene il dubbio o se sorge la fede. È che la vita è complicata. La vita è un casino, per dirla con un termine fine. Siamo tutti impegnati a imparare a camminare sulle acque della vita, perché è caotica. La pressione delle circostanze ci spinge da ogni parte e lì veniamo a sapere, a scoprire che cosa davvero portiamo in cuore. È una scoperta che noi facciamo di noi stessi. Dio, il Signore della vita, non ha nessun bisogno di mettermi alla prova per vedere se resisto oppure no. Basta. Questa è un'immagine così deleteria, così blasfema. Basta. No, sono io che nelle circostanze della vita, in base a come interagisco col caos della vita, capisco un po' di più chi sono io, cosa porto in cuore. Posso prenderle in mano quello che ho nel cuore. E al fondo di me Dio è all'opera perché io alzi lo sguardo e quando sento di andare a fondo faccia diventare parola la mia angoscia e diventi preghiera in questo modo. Questa è l'opera di Dio, che dal fondo di me spinge per dire, oh, tieni su lo sguardo. No, ma non sono capace, non riesco. Appunto, e allora mettiti nelle mani di chi è in grado di renderti partecipe della sua potenza di risurrezione. E dal fondo di me Dio è all'opera perché io nel tempo del buio mi ricordi che il buio è una fase del cammino della luce. E Dio è all'opera perché dal fondo di me io ricordi che la vita già altre volte e in molti modi si è mostrata affidabile. È così che non devo ricominciare sempre da zero nel dire, ma la vita sarà affidabile, ma l'hai visto tante volte. Allora il tema di oggi è far maturare il dubbio che tutti condividiamo in domanda, in invocazione, in impegno. Non è un problema il fatto che uno attraversi il dubbio, è andato di fatto, lo condividiamo, ma che cosa ne faccio del mio dubbio? Ma citiamo un autore nuovo, Rilke. Lettere a un giovane, sentite che bello sto passaggio. Scrive a questo giovane che vive i suoi dubbi sull'esistenza, cosa devo fare, cosa sarà di me. E Rilke scrive: l'augurio che le faccio sempre è che lei riesca a trovare in se stesso abbastanza pazienza per sopportare e abbastanza semplicità d'animo per credere. Semplicità. Sine plica, l'etimologia, senza piega, quindi non doppia. Semplicità d'animo per credere. Che lei riesca sempre di più a far crescere in sé la fiducia nei confronti di ciò che le costa fatica e la fiducia nei confronti della sua solitudine in mezzo alle altre persone. E quanto al resto, lasci che la vita le accada. Mi creda, la vita in ogni caso è nel giusto. E il suo dubbio può trasformarsi in una buona qualità se lei lo educa. Eccolo qui, educare il dubbio, che è il punto di partenza che condividiamo. Il suo dubbio deve diventare sapienza, deve diventare capacità critica. Gli chieda, personificazione del dubbio, entra in dialogo col tuo dubbio. Gli chieda ogni volta che esso cerca di rovinarle qualcosa, per quale mai ragione quella realtà dovrebbe essere spregevole? Ma perché non dovrei fidarmi di Gesù che mi chiama sull'acqua in tempesta? Perché non dovrei fidarmi? Lo chiedo al mio dubbio. Perché la tempesta dovrebbe avere più potere rispetto alla presenza del risorto? Dubbio, dammi le tue motivazioni. E beh, perché la tempesta è forte. Ho capito, ma io ho sperimentato che Gesù è affidabile. Esiga delle motivazioni dal suo dubbio, lo metta alla prova e lo troverà forse disorientato e impacciato o forse addirittura le si rivolterà contro e allora non ceda
pretenda degli argomenti e si comporti ogni volta così, con attenzione e in modo coerente, e verrà il giorno in cui, sentite che bello, e verrà il giorno in cui da sabotatore quale è, il suo dubbio si trasformerà in uno dei migliori tra coloro che lavorano per lei, il più accorto forse tra quelli che stanno costruendo la sua vita. Meraviglioso, eh? Elaborare il dubbio in domanda, ragionaci col dubbio, fatti dare delle motivazioni serie per cui non dovresti fidarti della bontà della vita, e il tuo dubbio diventerà il tuo migliore alleato. Elaborare il dubbio in domanda, Signore salvami, mentre vado a fondo, no? Allora, in questa pagina però l'iniziativa, concludo, l'iniziativa perché il dubbio maturi in domanda, o come dice Dostoevskij in una delle sue lettere, in Osanna, che bello, dice, ogni mio Osanna è nato nella fucina del dubbio, mamma mia, uno si porta via questa cosa oggi e respira tutta la settimana, ogni mio Osanna è nato nella fucina del dubbio. Allora, chi prende l'iniziativa nel finale del Vangelo di Matteo è proprio Gesù, che dice, ragazzi, io vi capisco, vivete i vostri dubbi, va bene, terapia, andate nel mondo, sappiate che mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, quindi andate, inizia il grande nascondigo. Dice il Vangelo apocrifo di Tommaso, taglia un ramo, io sono dentro lì, alza la pietra, io sono sotto. Dovunque voi andiate, missionari del Vangelo, dovunque voi andiate, io già respiro lì, tiratevi fuori dalla testa l'idea che siete voi a portare me, ehi, io sono il Signore della storia, mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, voi andate per aiutare le genti a dare il nome, il volto, il racconto dell'amore, che è il Vangelo, andate a dire, lo sai l'amore che già vive e respira dentro qui, si è raccolto tutto in una persona, in un uomo, Gesù di Nazareth. Nella sua vicenda, te la racconto. C'è anche il modo di celebrare l'amore attraverso Gesù di Nazareth, in Gesù di Nazareth, si chiama sacramenti, si chiama battesimo, e uno comincia e racconta. Non è l'unico modo di vivere l'amore, non è l'unico modo di camminare nel Vangelo, però è tanto bello. Però non è l'unico, però è tanto bello. Questa è la dimensione missionaria della Chiesa. E lo so, e da qui poi si scatenano i dubbi e le domande e magari anche le incacchiature, ma va bene, siamo qui per questo. Noi non salviamo, oh mamma mia, ma come fa uno a vivere il Vangelo avendo l'angoscia di dover salvare il mondo? Beh, io non dormirei di notte se la salvezza del mondo dovesse dipendere da me. E invece uno va a raccontare la bellezza di quello che ha incontrato e a dire, guarda, a me mi nutre proprio questa cosa. E quindi te la racconto. E tu raccontami il tuo modo di vivere e respirare nell'amore, che ho un mucchio di robe da imparare. E magari delle cose che il mio maestro mi ha insegnato e io, chiesa cattolica o chiesa cristiana in generale, ho dimenticato. Il rapporto con te mi aiuta a risvegliarlo. Questa è l'evangelizzazione, funziona nei due sensi. Vabbè, adesso non entriamo in questo. Lo Spirito del Signore ci accompagni nella grande avventura, perché abbiamo ancora tanto, tanto da scoprire.